liceo, diciamo, di lavorazione, nel quale c'era una formula di collaborazione estremamente, come dire, quasi socratica, cioè il mio editor non imponeva niente, ma mi poneva una serie di domande, perché questo, che cosa accadrebbe se Mario e suo padre si innamorassero entrambi della stessa donna, eccetera. E io vedevo, come dire, innestarsi delle dinamiche, dei motori a scoppio narrativi pazzeschi, poderosi. Capivo che questo editor Tsuzumi, il signor Tamburo, come lo chiamavamo ironicamente, perché Tsuzumi in giapponese uno dei significati è Tamburo, è l'altro, un'altra razza del fiume, insomma, loro hanno i nomi che significano, non è anche questa bellezza della cultura giapponese. Io vedevo che Tsuzumi era un essere estremamente dotato, era un editor che ti faceva da specchio. Quando io partì per il Giappone, io odiavo l'idea dell'editor, perché mi sembrava un intraccio nella comprensione della cosa che qualcuno vuol fare, che un autore vuol fare. E amavo il fumetto, e ancora, tuttora lo amo, per questo suo essere miserabile tra media, cioè così, in maniera del tutto puerile. Se io devo scegliere tra la A e la B, io scelgo evidentemente la B. Mio padre aveva il mito dell'artista con la A maiuscola, allora io, per fargli un favore, ho cominciato a fare la pitturetta, ho cominciato a fare dei temi del tutto cretini, a olio su tavola, no? La tecnica classica per eccellenza. E poi, siccome sono un bambino fortunato, mi è andata bene, mi hanno esposto alla Biennale di Venezia, mi esposto in giro a New York, Parigi, eccetera, e ho visto che cosa si prova a essere trattati come un artista vero. E quindi sono immediatamente tornato a fare l'artista finto, cioè l'autore di fumetti, anche perché ho notato che mettevo i quadri in sequenza, ho detto, vabbè, allora se metti i quadri in sequenza è chiaro che vuoi fare fumetti, torna a fare fumetti. E questa cosa, diciamo, era una delle cose che mi interessava, l'idea di mettere le immagini una dopo l'altra e di creare dei percorsi nei fumetti, cioè arrivavano delle serie che vendevano più di 1 milione di copie per ogni volume, e queste serie erano, non so, sterminate di 20 volumi, e quindi un oceano di pace.